che sapore hanno questi 4 secondi di distacco, Alessandra? Sì, grazie, grazie Ivano Vaccari, Andrea Fusco, ti abbiamo visto arrivare arrabbiatissimo, Riccardo. Sì, arrabbiato, uno perché non mi andava sul 53 gli ultimi 2 chilometri in falso piano, ho dovuto andare col 39, e secondo volevo chiedere a Sella e Pozzovivo se magari facendo quella tirata vincono il giro, non lo so. Tu ti riferisci al fatto che hanno rilanciato in qualche modo Contador la salita? Sì, Contador alla fine trova sempre qualcuno che lo aiuta, stavolta m'hanno detto Sella e Pozzovivo. Spero che con quella tirata vincano il giro. Spero che tu ti riferisci al fatto che loro erano lì e tu ti sei ritrovato da solo e comunque stai facendo un'azione per andare a prendere la maglia rosa. No, loro dovevano stare a ruota e sfruttare il lavoro di Contador, però si vede che il loro direttore sportivo gli ha detto di tirare, non lo so. Volevo dire che qualcuno ha detto che Contador era il più forte in salita, ma da me si è sempre staccato in questo giro. Hai dimostrato che sei il più forte tu in salita. Penso di sì, tutti gli arrivi in salita Contador si è sempre staccato da me. Riccardo, per domani vediamo. Domani vediamo, io spero in un'alleanza a questo punto con Danilo, sperando che la Panaria dietro non tiri. Riccardo, hai ragione, sei te il più forte in salita, sai perché non hai... Se n'è andato, eh? Adesso chiediamo a Sella, scusate, lo sono un po' live, ma io chiederei adesso subito a Sella e rilancerei questa cosa che ha detto Riccò. È importante, sì. Emanuele, Riccardo Riccò ha detto, ho una domanda per Sella, cosa pensava di vincere il Giro d'Italia? Nel senso, lui si aspettava che tu rimanessi dietro a Contador e non lo portassi in qualche modo avanti. Ma da lui una cosa del genere non me la sarei mai aspettata, veramente mi delude, no? Ma certe cose penso che non vanno dette. E io facevo la mia corsa, è chiaro, ho provato ad attaccarlo per provare a staccare e fare la mia classifica. Cavoli, oggi sono ottavo e ho visto che Gilberto mi pare che sia saltato e pensavo di staccare qualcun altro per accumulare qualche minuto per fare la classifica. Ho sempre detto che magari puntavo al podio, così lui dice penso di vincere il Giro d'Italia. Io glielo chiedo a lui se pensa di vincere il Giro d'Italia, non lo so. Questo poi ve lo chiederete tra di voi, però comunque sì. Il fatto che tu eri lì davanti in qualche modo ha favorito Contador. Ha favorito anche la mia squadra. Io penso che ho fatto di tutto per poter staccarlo, si è visto. Non è che quando è andato via Riccò, allora anche Pellizzotti ha favorito Contador. No, faccio una domanda perché eravamo io, Pozzovivo, Pellizzotti e anche quello della Lotto che tiravamo dietro insieme a Contador. Era un interesse comune arrivare qui, perdere il meno possibile dai grandi, tutto lì. Scusa Alessandra, cosa vorrebbe dire adesso Sella proprio a Riccò, se avesse la possibilità di parlargli di fronte? Mentre facciamo un attimo di pazienza per Kirienka, per favore. Cosa vorresti dire a Riccò in questo momento, che veramente ci sembrava molto amareggiato e deluso, Emanuele? Ma lui fa sempre polemica, a me non mi sembra di fare una polemica, io cerco di fare la mia corsa. È chiaro che il Giro d'Italia è quasi impossibile per me vincerlo, ma... Adesso, oggi, vincere la tappa era impossibile, ho provato a guadagnare posizioni in classifica, quello ho fatto io, ho fatto la mia corsa, la CSF ha fatto la sua corsa. Se dopo lui ha attaccato e ci ha staccato tutti quanti, io dietro mi sono sentito come Pellizzotti. Allora io gli chiedo, la giro la stessa domanda a Pellizzotti, perché tirava? Fate un po' voi. Io penso che Riccardo abbia sbagliato a fare questa polemica e penso che sia sempre il solito. Poi vi chiarirete tra di voi. Avete ancora domande? Domani, semplicemente questa domanda. Domani, Emanuele.